Consider your predicament. One skull, two tenants, and no solution in sight. Baldur's Gate 3 è tornato a mostrarsi in azione, con una build praticamente pronta per l'accesso anticipato su Steam, prevista per fine agosto. A giocarla il fondatore e direttore artistico di Larian, il simpatico Sven Vinke. Si parte dal filmato introduttivo, dove il protagonista si trova prigioniero all'interno di una sorta di dirigibile dei Mindflayer, infettato da una larva che nell'arco di una settimana lo trasformerà nel terribile mostro psionico. Scappato dalla prigione grazie all'attacco sferrato da un gruppo di viverne, deve prima di tutto evitare il completamento del processo di ceremorfosi. Purtroppo non si è vista la fase di creazione del personaggio, ma la speranza è che il sistema di personalizzazione sia soddisfacente, visto che sono state promesse 15 razze e 8 classi. Ottimo invece l'editor delle caratteristiche fisiche. L'elfo utilizzato, creato da zero, era talmente ben realizzato da sembrare uno dei personaggi preimpostati. Manca però del lavoro sulle animazioni facciali, con espressioni che rimangono sempre molto simili a prescindere dalla situazione in cui ci si trova. Durante la prova, il personaggio era già di terzo livello, all'interno di un party numeroso, e si sono subito potute apprezzare delle radicali modifiche nella scelta dei dialoghi. Mentre nella demo di febbraio lo stile era quello di Original Sin, con opzioni descrittive generiche, adesso si legge esattamente la frase che verrà pronunciata. Un bel segnale nei confronti dei fan che premevano per questo tipo di impostazione, molto più empatica. Per il momento manca invece il doppiaggio del protagonista principale, che potrebbe però essere aggiunto in futuro. Altro elemento di forte differenza visiva rispetto alla prima versione dimostrativa è il posizionamento della telecamera, in questo caso molto più vicina al soggetto. Durante le fasi esplorative in tempo reale sarà possibile utilizzare due modalità, quella isometrica dall'alto, che ricorda un po' quella dei primi episodi, e quella posizionata alle spalle del protagonista, sulla falsa riga di Dragon Age. Durante i combattimenti la prima cosa che salta all'occhio è l'interfaccia utente, completamente rivoluzionata e meno confusionaria. Il numero di icone sullo schermo è però ancora abbastanza elevato e potrebbero essere aggiustate ancora. Un'altra modifica fondamentale riguarda il sistema di iniziativa. Ora, ciascuna pedina sulla scacchiera agisce a seconda dei propri punti e i personaggi che si trovano vicini con valori simili possono essere utilizzati in combinata per dare vita ad attacchi incrociati. Le battaglie hanno invece confermato una natura tattica che le rende particolarmente lunghe, poiché si possono sfruttare le variabili ambientali e una grande varietà di attacchi. Ha fatto la sua prima apparizione anche il sistema di ispirazione, in base al quale sarà possibile lanciare nuovamente il dado nelle situazioni in cui è richiesto, grazie ai punti che si guadagnano completando alcune quest secondarie. Le fasi esplorative permettono poi di apprezzare la duttilità del motore fisico e dei dialoghi, mentre dal punto di vista grafico Baldur's Gate 3 sembra già a buon punto. Ovviamente ci sono ancora bug e dettagli che meritano ulteriore lavoro, come le pozze di sangue che si formano sotto un corpo esanime, fin troppo esagerate. Il livello di dettaglio, tuttavia, è già buono e conferisce vitalità alle varie ambientazioni. Tra l'altro, ce ne sono alcune che diventano accessibili solo dopo determinate azioni del giocatore, segno di un sistema di scelte e conseguenze davvero molto approfondito. Insomma, questa nuova anteprima di Baldur's Gate 3 ha dimostrato tutte le potenzialità del gioco di Larian. Il sistema di combattimento di Divinity Original Sin 2 è stato adattato alle regole della quinta edizione di Dungeons & Dragons, mentre i dialoghi sono molto più profondi, con personaggi dotati di grande carisma. Anche il livello di dettaglio è notevole, e c'è da scommettere anche sulla quantità dei contenuti. Insomma, non resta che aspettare la fine di agosto per mettere alla prova la versione ad accesso anticipato, che darà subito accesso al primo atto. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro.